Sono due problemi, ce n'è uno di metodo ed è uno di merito. Quello di metodo è collegato al fatto che noi abbiamo un confronto costante con la regione, fatto di numerose riunioni, di numerose lettere, nelle quali non solo non viene sollevato mai nessun problema, ma addirittura c'è una perfetta collaborazione. E poi abbiamo invece, diciamo, le novità che apprendo dalle agenzie, come la giornata di ieri. Io penso che sia un metodo, diciamo, non adeguato, ma comunque ne prendo atto. Il merito invece, i dati ai quali noi facciamo riferimento non sono dati personali e artigianali, sono dati oggettivi. La Puglia sulla programmazione del Fondo di Sviluppo e Coesione del 2014-2020 aveva a disposizione 2 miliardi e 400 milioni di euro, ne ha spesi 600 ad oggi. È un fatto che non dico io, lo dice la Ragioneria Generale dello Stato. Poi se abbiamo delle fonti alternative alla Ragioneria Generale e le vogliamo avallare, abbiamo anche questo dibattito, non ho problemi. Però ecco, io non ho proprio nessun interesse e motivo di fare polemica, soprattutto perché nei luoghi deputati ad approvare e a decidere le cose non c'è mai stata polemica, invece sulle agenzie sì. Ma insomma, ripeto, non serve a nessuno fare questo. Il nostro obiettivo è risolvere il problema, l'abbiamo fatto con 18 regioni e lo stiamo facendo anche con le altre.